Good morning, Berlin. Allora, da riallacciare qualche passo sui discorsi dei mondi oltre l'Antartide. Sono indizi che da soli possono, ma messi insieme a tutti, perché poi alla fine, ma sono indizi comunque. Di che parlo? Riunisco 3-4 cose. Una è un passo sul Mattino dei Maghi che parla proprio di visitatori dagli altri mondi, ma non con le astronavi, con le barche. Quindi un altro è il discorso che vado a riallacciare anche con la serie Black Sails, ma non solo, e su dei post che mi ha fatto l'utente ACGT ieri, che lo ringrazio perché sapevo queste cose, ma io poi a quei temi... Io ho sempre guardato l'Antartide da 20 anni, ma per un discorso che vi ho spiegato, il pinguino, il Newsbabelman tedesco, fino a quando poi prendeva sempre più forma qualcosa, sempre di sta, ma alla fine si è cominciato a pensare proprio al discorso di mondi oltre l'Antartide. E piano piano uno rimette i pezzi, anche il Mattino dei Maghi, che ho letto tantissimi anni fa e ho riletto non proprio ma a pezzi per fare anche video, cose, ma mi era sfuggito, o meglio, lo leggevo ma non l'avevo preso con quella coscienza, per caso l'ho ribeccato. E ora vi cerco di spiegare. Ripeto, sono indizi. Per esempio, parto subito col post che mi ha fatto il ragazzo, la ragazza, non mi ricordo. Allora, il motivo più importante per cui la Marina Internazionale iniziò a perseguitare i pirati fu proprio quello dovuto al fatto, mezza testa, al fatto che loro, liberi navigatori, esploravano in lungo e largo la terra, scrissero sui loro diari di bordi che erano arrivati ai confini della terra, alla barriera di ghiacci perimentale. Ed erano soliti oltrepassarla, conoscevano il modo. Quando parlavano di nuovo mondo intendevano quello esterno a dove siamo noi. Per questo, dato che alla Marina sta cosa dannava l'anima, ovviamente l'ufficialità, faccio una parentesi, l'ufficialità a quei tempi era rappresentata ancora più forte perché era al massimo dalla Spagna, quindi la Marina spagnola in quel caso, e dalla Marina britannica nascente, già potente ma un po' meno della Spagna. Poi ovviamente c'erano il Dutch, gli olandesi, ma i portoghesi, ma diciamo che incarnavano, passatemi il termine, la doppia punta bicefala, quindi un discorso di ufficialità unita in lotta tra loro, ma per certe cose unita. Riprendo la lettura. Il nuovo mondo intendevano quell'esterno a dove siamo noi. Per questo, dato che la Marina sta cosa dannava l'anima, li demonizzò ovunque come massimi criminali. Ovviamente i loro diari di bordo vennero fatti sparire e andarono perduti sui fondali marini. Ma rimase l'informazione, chissà come, grazie a chi, molto ben tenuta segreta, che in quei diari i comandanti erano solo descrivere l'altra parte come un oceano infinito e piatto, dalla temperatura gradevole e perenne senza no. Descrissero anche le terre e dissero che tali erano ricolme da altrettante infinite meraviglie naturali, sia animali che vegetali. La maggior parte dei frutti definiti tropicali più bizzarri ai nostri occhi furono portati da loro, da quei luoghi esterni all'interno del nostro mondo. Attenzione, perché sembra che sto a dire delle cose, ma mo che ve li rimetto tutti insieme le dovete vedere come un unico discorso. Fate conto che questo è un unico discorso, anche se io ve l'ho detto, magari non ve lo dicevo alla fine, così lo prendevate come un discorso, mi raccomando. Quindi anche questi frutti portati, il mais fatto là, ci stanno vendendo sale, cose, beh, poi cominciano ad avere altri punti di vista, e lo stiamo cercando. We need to know, tell me baby girl, cosa need to know. Allora, torniamo seri. Quando io vidi la serie anni fa, Black Sail, bellissima, chi non l'ha vista gliela consiglio, e io rimanevo, non sapevo ancora, ripeto, ero indirizzato per questione del pinguino, del New Swabland in Antartide, ero direzionato in Antartide, sapevo che dovevo guardare lì, e che sto, ma poi piano piano il discorso mondi oltre, e quindi
Mi colpì una cosa, ma non la riallacciai. E guarda caso, per quanto mi colpì oggi, dopo anni, mi è rimasta ancora proprio subito, l'ho riallacciata perché mi è rimasta una domanda senza risposta. E, perché loro erano su, chi ha visto la serie lo sa, se no cerco di spiegare in due parole. Loro erano su un'isola che le marine, sia spagnole che le ufficiali, diciamo, che britanniche, non trovavano, e loro stavano molto attenti quando tornavano a non farsi seguire o cose, perché se no scoprivano dove erano. E questa isola non era un cosettino, era immensa, perché poi all'interno c'era tutte le piantagioni, le cose. C'era anche un forte con cannoni, insomma era difficile nel caso volevi assaltare, ma se l'avrebbero trovata con le forze in mano che avevano. Ma com'è possibile, mi chiedevo, che la marina ufficiale, che sia spagnola, inglese, anche olandese a quei tempi, vabbè, parliamo spagnolo inglese, no, che fa? Non sa, poi non è che è una mia deduzione, so come funzionano le scoperte, le tappe, le mappature, quindi non poteva essere. E io pensavo, ma com'è? Non è che me ne è un'ossessione, ma pensavo, non mi tornava qualcosa. Però era un film, cioè, vabbè. Poi loro scoprirono anche delle terre dove c'era una popolazione che stava imboscata, che lì proprio non sapeva niente, pari merito. Un'altra isola lì, dove una popolazione di gente di colore, mi sembra, si era stabilizzata all'interno della foresta, e non lo sapevano manco loro, la scoprirono per caso. Dopo gli inglesi riuscirono a seguirla e assaltarono cercando. Quindi non conoscevano queste isole, impossibili, isole grandi. E qui è l'allusione, appunto, che parliamo di isole dietro. Mettendo insieme le cose, ritorno, ma lo stesso Flug di Caribe, quella la saga con Johnny Depp, e pure là le isole cose, addirittura marinai non umani, pirati, barche con non umani, quello che poi allude, vabbè, e questo si riallaccia a quello che vi leggerò nel mattino dei maghi, in un certo senso. Anche lì nella saga c'è, cioè, appunto il messaggio sublimare che fa vedere la terra piatta, insomma, ci sono. E difatti lui, il ragazzo, o la ragazza, non so, che mi ha scritto, anche lui scrive: il mondo della cinematografia e dell'animazione sono pieni all'inverosimile di riferimenti a questa realtà. Il problema è che la gente, vabbè, non ha occhi per vedere. Anche facendo un esempio classico, Peter Pan parla di isola che non c'è, pirati, anche se in chiave comica e riadattato per bambini. Sempre parlando di cartoni animati di recente, quello che ultimamente cita direttamente pirati, marine e governo mondiale è quello che si chiama One Piece, non lo so quale sia. Pirati che vanno nel nuovo mondo venendo combattuti dalla marina e un governo mondiale spietatamente malvagio, e capitano su miriadi di isole che dir poco strane, a dire strane a dir poco. Ovviamente Hollywood anche mette in luce sempre pirati e nuovi mondi, isole al di là del mare e confini. E tutto sta solo a chi ha coscienza di capire quello che deve avere questo. E quindi vedete che c'è qualcosa. Perdono, forse mi sono appuntato qualcosa. Ok. Allora leggo questo pezzo che è interessantissimo. Ma vediamo, parto da dove è interessante, poi rivado dietro nel caso. Perdono, è interessante, un attimo di pazienza, ne vale. Allora, colleghiamo tutto. Pietre piene di impronte, di segni. E se altri mondi tentassero così in altri modi di comunicare con noi o almeno con alcuni di noi, con una setta, forse una società segreta o certi abitanti molto esoterici di questa terra? Ci sono migliaia e migliaia di testimonianze di questi tentativi di comunicazione. Ecco che la storiografia ce l'ha spinto per forza e ci fa sempre guarda sopra. Arrivano dal lago tutti gli astronavi. Come dice Billino, per dire. Non dice Billino, per comodità dico così. Proprio per non farci vedere, come dico sempre io, ci fanno vedere sopra per non farci vedere ai lati. La mia lunga esperienza della soppressione e l'indifferenza mi fa pensare, prima ancora di entrare in argomento, vabbè, ricordiamo, vabbè, scusate, vengo al dunque, perdono. Allora,
per lo studio dei messaggi che potrebbero esserci inviati da altri mondi. Ok, adesso vengo al dunque. E forse siamo stati visitati in un lontano passato? E se la paleontologia fosse falsa? E se le grandi ossa scoperte dagli scienziati esclusionisti del secolo XIX fossero state riunite arbitrariamente? Resti di esseri giganteschi visitatori occasionali del nostro pianeta? Pianeta Terra. In fondo, che cosa ci obbliga a credere alla fauna preumana di cui ci parlano i paleontologi che non ne sanno più di noi? Vabbè, salto un discorso interessante dei fossili, cose, ossa gigantesche, vabbè, ricostruiti in modo da fare dei dinosauri verosimili. Mattino dei Maghi lo dice. Al piano inferiore c'è una ricostruzione del dodo, una vera immaginazione come tale presentata, ma costruita con un tale amore, un tale desiderio di convincere. Adesso vengo a una cosa interessante. Perché se siamo stati visitati non lo siamo più? Intravedo una risposta semplice e immediatamente accettabile. Se lo potessimo, educheremmo, civilizzeremmo mai maiali, oche, mucche. Saremmo così intelligenti da stabilire relazioni diplomatiche con una gallina che faccia le uova allo scopo di trarre soddisfazione nel senso della sua compiutezza? Io credo che noi siamo dei beni immobili, accessori, bestiame. Penso che apparteniamo a qualcosa, che nel passato la Terra era una specie di no man's land, che altri mondi hanno esplorato, colonizzato e se la sono disputata tra di loro. E probabilmente va a riflettersi alla cosa, alla doppia cosa di piramide, che sono i loro servi più veloci a Rio. Questo un attimo. Attualmente, sentite adesso, qualche cosa possiede la Terra, ne ha allontanato tutti i coloni. Niente ci è apparso che provenisse da altrove manifestamente come un Cristoforo Colombo che sbarca a San Salvador o Hudson che risale il fiume che porta il suo nome. Ma quanto alle visite furtive rese nella terra, che conosciamo, insomma, ancora molto di recente, quando ai viaggiatori emissari provenienti forse da un altro mondo che ci tengono molto e che ci tengono molto ad evitarci, ne avremmo prove convincenti. Intraprendendo questo lavoro, vabbè, lui mi spiega. Ripeto, parliamo del mattino di prima, non stiamo a parlare di, insomma, un libro. Allora, l'umanità per un modo diverso. Scusate, per esempio, non vedo come trattare solo un. Vabbè, perdone. La lusinghiera illusione che pretende che noi siamo utili a qualche cosa. Maiali, oche, mucche devono prima di tutto scoprire che li si possiede, poi preoccuparsi di sapere perché li si possiede. Forse siamo utilizzabili, forse si è fatto un accordo tra più parti. Occhio, eh. Qualche cosa ha su di noi diritto legale con la forza. Dopo aver pagato per ottenerlo l'equivalente di pezzetti di vetro che il nostro proprietario precedente, più primitivo, chiedeva. E questa transazione è conosciuta da molti secoli da alcuni di noi. Montoni guida di un culto o di un ordine segreto i cui membri, da schiavi di prima classe, ci dirigono secondo le istruzioni ricevute e ci orientano verso la nostra misteriosa funzione. Nel passato, molto prima che il possesso legale fosse stato stabilito, gli abitanti di molte terre, intendo al di fuori, sono arrivati sul nostro territorio conosciuto, vi sono saltati o venuti in volo su navi o portati dalla deriva, spinti, tirati verso le nostre rive, isolati o anche a gruppi, quindi con navi. Quindi ecco che non è più guardare in altro, ma guardare lì proprio, stando a quello. Anche a gruppi visitandosi occasionalmente o periodicamente, a scopo di caccia o di baratto di esplorazione, forse anche per riempire i loro harem. Hanno fondato tra di noi le loro colonie, si sono perduti e hanno dovuto ripartire. Popoli civili o primitivi, esseri o cose, forme bianche, nere o gialle. Non siamo soli. La Terra
conosciuta non è sola. Noi siamo tutti insetti e topi e soltanto espressioni diverse di un grande formaggio universale, di cui percepiamo molto vagamente la fermentazione e l'odore. Ci sono altri mondi dietro il nostro, non dietro, altre vie, dietro ciò che chiamiamo la vita. Abolire la parentesi dell'esclusionismo per aprire le ipotesi dell'unità fantastica. E tanto peggio se ci inganniamo, se per esempio disegniamo una carta dell'America su cui l'Hudson conducesse direttamente in Siberia. L'essenziale in questo momento di rinascita dello spirito e dei metodi di conoscenza è che sappiamo fermamente che le carte devono essere disegnate di nuovo. Che il mondo non è ciò che noi pensiamo fosse. Guardate che qui non parla di terra piatta, questo che sta scrivendo non sta di niente di terra piatta. Attenzione, questo è molto importante, non è un dettaglio. È che noi stessi dobbiamo divenire in seno alla nostra propria coscienza altro da quello che eravamo. Altri mondi comunicano con la Terra, vi sono le prove, e su questo lo sappiamo, però noi abbiamo sempre pensato che le prove ci sono, perché non può essere tutte le cose, ma abbiamo sempre pensato, questa è la teoria dell'arche. Vi sono le prove, quelle che noi crediamo di vedere non sono forse quelle buone, ma ci sono. Le impronte di ventose sulle montagne, prove non si sa, ma esse sveglieranno la nostra mente che cercherà impronte migliori. Quelle impronte mi sembra simbolizzino la comunicazione, ma non mezzi di comunicazione fra abitanti della Terra. Ho l'impressione che una forza esterna abbia impresso simboli sulle rocce del pianeta e da una grandissima distanza. Non penso che le impronte, vabbè, qui parla di esploratori sperduti, giunti da qualche parte. Si tenta da qualche parte di comunicare con essi e messaggi frenetici piovono a rovesci sulla Terra nella speranza che alcuni si imprimano sulle rocce vicino agli esploratori sperduti o anche in qualche parte della Terra c'è una superficie rocciosa di un tipo specialissimo, un ricevitore, una costruzione polare. E qui penso si riferisca al Monte Mero, al Polo Nord, o una collina scoscesa o conica sulla quale arrivano e vengono a incidere i messaggi di un altro mondo. Ma qualche volta quei messaggi si perdono e segnano pareti poste a migliaia di chilometri dal ricevitore. Forse le forze dissimulate dietro la storia del pianeta hanno lasciato sulla roccia della Palestina, dell'Inghilterra, della Cina, delle Indie archivi che un giorno saranno decifrati o istruzioni mal indirizzate al recapito degli ordini esoterici dei massoni o dei gesuiti. Nessuna immagine sarà troppo folle, nessuna ipotesi troppo ampia. Arieti per abbattere la fortezza. Ok. Ecco toccare le profondità dell'inammissibile. Scusate, quella cattedrale sant'altrove allo scintillare al favoloso costume di follia che la saggezza indossa. Mia cara, spegnete dunque il fornello. Buon appetito. Ok, quindi c'era la parte prima, ma vabbè, vedi, mi preparo i video bene, però credo sia materiale interessante, dai. Volevo condividerlo, un altro spunto di riflessione, perché, come vi dicevo nel video, intanto uno quando poi vede un altro e gli riviene in mente tutto questo e si ricontinua questo percorso di ricostruzione che cerchiamo di fare tutti quanti. Ok, ragazzi, vi auguro buon weekend, anzi buona domenica, ci si vede nell'altra vita. Si vede, arrivederci.